All'alba di questa mattina i carabinieri del ROS di Catanzaro hanno eseguito in Calabria ed Emilia Romagna un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale procura distrettuale antimafia nei confronti di 20 indagati per associazione mafiosa, omicidio, tentato omicidio, porto abusivo di armi, estorsioni, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante del metodo mafioso, mentre altre 16 persone sono state indagate in stato di libertà per i medesimi reati. I provvedimenti scaturiscono da un'attività investigativa avviata dal raggruppamento operativo speciale nel 2004 sulla Cosca Arena di Isola Caporizzuto, all'epoca coinvolta con i Dragone di Cutro in una violenta contrapposizione con i Nicoscia e i Grande Aracri, attivi nella stessa area. Le indagini hanno accertato che dopo l'agguato al boss Carmine Arena, il nipote Giuseppe ha assunto la direzione del sodalizio, ricostruendo le alleanze dei due schieramenti con altri gruppi del Crotonese e della Presila Catanzarese. Numerosi fatti di sangue, omicidi e tentati omicidi hanno portato al suo arresto il 13 aprile 2006. Dal carcere Giuseppe Arena manteneva comunque il controllo della Cosca e impartiva disposizioni. Eseguito anche il sequestro preventivo di beni immobili e immobili per un valore di oltre 30 milioni di euro riconducibili alle cosche dell'Andrangheta indagate.